Una fotografia della terza età in Italia è stata scattata dal rapporto Passi d'Argento, l'indagine attendibilissima dell'Istituto Superiore della Sanità sugli ultra 64enni italiani che non se la passano affatto bene, molti non se la passano bene, sono trascurati dal Servizio Sanitario Nazionale, si muovono poco o niente e soffrono di depressione. In una prima scheda di sintesi del loro stato esce fuori che 6 anziani su 10, circa il 60%, quindi dichiara di avere difficoltà economiche, il 20% vive da solo, il 51% riceve qualche aiuto nelle attività principali della vita quotidiana. È una foto da cui emerge che l'Italia è il paese in cui si vive più a lungo in Europa, ma come dicevamo non tutti gli anni di vita guadagnati sono in buona salute, anzi gli indici internazionali ci dicono che c'è ancora molto da fare anche rispetto ad altri paesi. In che modo invecchiano i nostri anziani? Il 9% della popolazione intervistata fuma e circa il 19% ha un consumo di alcol considerabile a rischio. Il 38% dichiara di non essere stato vaccinato contro l'influenza nell'ultima stagione. La depressione si associa al rischio di isolamento sociale dalla mancanza di attività fisica. La mancanza di questa attività è tanto diffusa e grave quanto modificabile. Utilizzando un metodo appositamente messo a punto da oltre 20 anni per gli ultra 64enni, Passi d'Argento rileva nel nostro paese una situazione estremamente varia, con un valore di attività fisica massimo in Valle d'Aosta ed uno minimo, guarda caso, in Campania. L'attività motoria è correlata direttamente alle condizioni complessive di salute, in particolare allo sviluppo di osteoporosi dal rischio di cadere. Le cadute si verificano in una persona su 4 del gruppo di ultra 64enni con disabilità a rischio di conseguenze catastrofiche, facilmente immaginabile per la qualità di vita delle persone coinvolte.